Al Petruzzi di Città Sant'Angelo finisce 1-1 il derby tutto pescarese tra l'Arenato Curi Angolana e l'Acque Sapone, gara valida per l'ultima giornata di andata del campionato di eccellenza. Arbitrato dal signor Gianpietro di Pescara, coadiuato ad Orazio di Teramo e Alonzi di Avezzano, la partita è stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre, regalando a tratti spunti interessanti. La prima azione pericolosa è dei padroni di casa al decimo con un'azione di Maloku sulla destra. La palla arriva sui piedi di Ruggeri, che prova un palonetto, ma la palla colpisce il palo. Al quindicesimo ancora Angolana con Maloku, che dalla destra fa partire un tiro cross che non trova nessun compagno pronto alla deviazione. Al sedicesimo si fanno vedere gli ospiti con un'azione insistita in aria. Il pallone arriva sui piedi di Trento, che non riesce a girarsi e spreca una buona azione. 5 minuti più tardi ancora Maloku dalla destra. Il cross invitante per Bizzarri, ma Ricci è bravo nell'anticipo. Al 26esimo la partita si sblocca. C'è una buona azione personale di Petito dalla destra. La palla filtra al centro e arriva sui piedi di D'Agostino, che da buona posizione non sbaglia. E 1-0 per gli ospiti. Alla mezz'ora l'Angolana potrebbe pareggiare con questo gran tiro di Cipressi, ma Palena si supera e salva il risultato. Ancora Angolana con Cipressi su punizione, Palena respinge, l'azione prosegue con Bizzarri, ma la palla finisce fuori. Si va a riposo con gli ospiti avanti di un gol. Il secondo tempo si riapre con una doppia azione pericolosa per i ragazzi di Mister Del Gallo, ma abbate attento e tiene in partita i suoi. Al 15esimo Angolana con Bizzarri su punizione, la palla è di poco alta. Passano 5 minuti e la squadra di Mister Diogenio trova il pareggio. Punizione di Di Giovanni, c'è un colpo di testa che finisce sulla traversa, ma la palla è sui piedi di Buffetti, che a due passi dalla porta la mette dentro. Al 23esimo buona azione di Pompei, che parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un tiro, che Palena para senza problemi. Al 33esimo angolo di Ariani, Marrone aggancia al volo, ma la palla finisce fuori. Al 40esimo palla filtrante per Di Eleuterio, ma Palena esce bene e lo anticipa di un nulla. L'ultimo brivido nei minuti di recupero è per gli ospiti con questo tiro di Evangelista, ma la palla dopo uno strano rimbalzo finisce fuori e la partita si chiude con il risultato di 1-1. Nel dopopartita il commento dei due tecnici. Mister, questo è un punto conquistato, sono 2 punti persi? Forse 2 punti persi, però lo prendiamo sempre in maniera benevola perché era uno scontro duro. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo buono, abbiamo fatto tanti cross, anche un buon gioco a centrocampo, non abbiamo mai concretizzato, alla prima occasione abbiamo preso gol, è chiaro che siamo un po' ingenui, però c'è stata la reazione, poi la squadra ha giocato anche per vincere, quindi io devo prendere questo di buono, sono 4 risultati utili consecutivi. Cerchiamo di prendere questa strada giusta che ci porta alla salvezza. Sarà dura, ma noi ci siamo. È un buon punto, è un campo difficile, contro una squadra ben organizzata. Abbiamo fatto un ottimo, secondo me, primo tempo. Peccato poi aver preso gol su un episodio, mi dicono anche che poteva essere fuori gioco. Però la strada è quella giusta, andiamo in questa maniera, anche perché questo campo in erba ma molto gibboso non ci permetteva di giocare più di tanto. Il primo tempo l'abbiamo fatto bene, nel secondo tempo un po' di meno, però pareggio può essere giusto. Un bilancio su questo girone d'andata? No, il bilancio è molto positivo, siamo partiti bene con 2 vittorie e un pareggio subito e non giocavamo benissimo. Adesso invece la squadra è molto più solida, molto più equilibrata e stiamo facendo abbastanza bene.